L'ambientalista aretesio Sebastian Colnaghi dalla Sicilia all'Abruzzo per conoscere la vipera dell'Orsini. L'ambientalista siracusano Sebastian Colnaghi, conosciuto in Sicilia per il suo impegno a difesa dell'ambiente, ha condotto una nuova esplorazione nell'Italia centrale, finalizzata all'osservazione della vipera dell'Orsini, un serpente di dimensioni modeste, lunga appena 50 cm, la più piccola vipera europea, che in Italia vive esclusivamente nelle praterie ad alta quota dell'Appennino centrale, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e che purtroppo è a notevole rischio di estinzione per via della ridotta area in cui vive. La vipera dell'Orsino è una specie schiva ed elusiva, ma mordace se molestata. Il suo veleno è considerato il meno pericoloso tra quelli delle altre vipere italiane, ma il morso è comunque assolutamente da evitare e da considerare di possibile rilevanza clinica. Queste esplorazioni sono state condotte nell'ambito di una migliore consapevolezza verso i serpenti, animali mal conosciuti e di conseguenza mal considerati, spesso invece indicatore di buona qualità ambientale, ambito di cui Sebastian si occupa da alcuni anni. In questo mio ultimo viaggio, spiega Sebastian Colnaghi, che sono partito in moto da Siracusa e ho raggiunto il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Lì ho incontrato Matteo Di Nicola, noto ricercatore ed erpetologo di Milano, presente sul posto per motivo di studio, e ci siamo messi alla ricerca della vipera dell'Orsini, avendo la fortuna di incontrare e fotografare diversi individui maschi, femmine e giovani. È davvero incredibile, prosegue l'ambientalista siracusano, come questa specie possa vivere indisturbata in queste praterie, nonostante la presenza di pascoli e turismo di massa. È una specie straordinaria che va assolutamente protetta e difesa, come tutte le altre specie di vipere presenti in Italia, fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema. Per fortuna le zone di presenza coincidono quasi integralmente con aree protette a livello locale e nazionale, quindi con rischi di depauperamento dell'habitat teoricamente limitati. Questa vipera è classificata dall'International Union for Conservation of Nature come vulnerabile, al pari ad esempio del panda gigante, ed è considerata specie protetta da varie convenzioni internazionali. Una vera rarità che la comunità scientifica mondiale ritiene di straordinario interesse e meritevole di tutela ai massimi livelli. È stato un viaggio che porterò sempre nel cuore, conclude Colnaghi, che mi ha fatto innamorare di questo piccolo rettile tanto affascinante e tanto temuto dall'uomo.